È giusto accogliere? Certo che è giusto accogliere. Accogliere sì, in chi ha bisogno, bisognerebbe filtrare un pochino perché sono tanti e non è neanche giusto lasciarli in condizioni come stanno nei centri di accoglienza, perché poi alla fine la gente è pensata a se stessa, ci vorrebbe un'accoglienza più strutturata. Che stiano a casa sua, aiutiamole che stiano a casa sua, perché qua siamo in troppi. Non c'è lavoro per i nostri, figurati se tutti quelli che vengono su, che siano a casa sua, aiutiamoli là. Anche noi siamo stati accolti a suo tempo. Secondo lei è giusto accogliere? No, è giusto accogliere proprio chi ne ha veramente di bisogno, ma questo è tutto un giro di mafia che non voglio neanche sentirlo parlare. Secondo me sì, è giusto accogliere. Non è giusto, è un dovere. È un dovere perché dobbiamo essere solidali con gli altri. Per me è giusto accogliere, assolutamente sì. Accogliere sì, e dopo trovo giusto che ognuno si prenda la propria responsabilità. Diciamo, non è giusto che rimangano tutti in Italia. E che cosa ne pensa invece di questa accoglienza selettiva dettata dal nuovo governo, quindi accogliere solo i più fragili? No, questo non sono d'accordo. Mi sembra una situazione che ricorda quella dei campi di concentramento di Auschwitz. Che cosa ne pensate invece di questa accoglienza dettata dal nuovo governo, questa accoglienza parziale, quindi si accolgono solo i più fragili? Non guardi, non mi faccia rispondere. No. Sicuramente prima di tutto devono sbarcare le persone più fragili, le donne e i bambini, però anche gli altri. Non è giusto, però posso capire che le esigenze del governo attuale sappiamo come la pensano e quindi probabilmente agiscono di conseguenza. Ripeto, secondo me non è giusto, bisogna accogliere tutti perché quelli che hanno bisogno dobbiamo essere solidali con loro, come tanti altri popoli sono stati solidali con noi quando ne abbiamo avuto bisogno.